stiamo girando all'interno del SIC, quindi siamo sempre qui al Salone Industria Caseare e Conserviera e siamo con uno dei protagonisti, possiamo dire, di questi tre giorni. Sono con Michele Bartolini della Carpigiani Gelato University. Michele, allora diamo gli appuntamenti e soprattutto cosa accadrà in questi tre giorni? Allora, buongiorno. Intanto, in questi tre giorni quello che faremo sarà portarvi all'interno di un mondo nuovo, che è quello della gelateria, andando a unirlo a quello che è il mondo dei caseifici. Quindi proveremo a portarvi un po' di dolce insieme a quello che già si sa fare molto meglio. Avremo diversi appuntamenti, 6 tutti i giorni per l'esattezza, uno ogni 2 ore, quindi avremo prima gelato, poi formaggio, tutti i giorni. Tutti i giorni a partire dalle ore? Dalle ore 12. Dalle ore 12 avremo tanto da fare e tanto da apprendere su questa cosa meravigliosa che è il gelato. Io penso che piaccia a tutti, non solo il gelato, abbiamo detto anche formaggi, giusto? Sì, diciamo che andremo a unire due prodotti che hanno come comune la materia prima, che è il latte. Noi come azienda abbiamo Gelato University, che è la scuola più importante a livello mondiale sul gelato, e aiutiamo appunto il mondo a creare cultura su questo e ad andare su quelli che sono i prodotti migliori di base. Continuiamo a svelare la programmazione dei laboratori che ci saranno nelle prossime 2 giornate, sempre qui al SIC. Siamo con Carlo Piccoli dell'Accademia Internazionale dell'Arte Casearia e siamo partiti dal prodotto, da un prodotto che, voglio dire, fa veramente gola a tutti. Sì, questa è una cacciotta morbida che maturerà in una decina di giorni. È un laboratorio che abbiamo fatto questa mattina. E nei prossimi giorni avremo modo di spiegare altri segreti dell'arte casearia, cosa che faccio di consueto presso la sede dell'Accademia, dove insegniamo a trasformare il latte in prodotti redditizi. Infatti il tema dei corsi è proprio questo. Esatto, noi abbiamo un appuntamento domani mattina alle ore 12 con tutto il sapore del latte nella tua robiola. Di cosa parleremo? Beh, la robiola è una coagulazione lattica che fa una resa altissima. Immaginate che con un latte di vacca otteniamo 28 kg di prodotto, ma se è pecora o bufala ne otteniamo 44. Quindi è un prodotto molto interessante, viene dalla scuola francese, noi lo sappiamo fare, lo insegniamo e è bene che si diffonda proprio per la grande utilità economica. Altro laboratorio poi alle ore 16 con mascarpone, dal latte al gelato al chilometro zero. Ecco, molto certo, interessante. Perché non solo il mascarpone ma anche altri prodotti poi possono essere usati chiaramente in gelateria e pasticceria. Ecco che l'interazione tra Accademia Internazionale dell'Arte Casearia e Gelato University della Carpigiani è importantissima, perché diamo in mano a dei maestri gelatieri, maestri pasticceri, dei prodotti caseari di alta qualità che possono poi essere trasformati in gelato e pasticceria, anche da aziende agricole. Quindi quello che dicevamo anche prima, la filiera, quanto è importante, l'unione, l'aggregazione, ma soprattutto la collaborazione. E poi abbiamo alle ore 17 un altro interessantissimo laboratorio, quanto vale il primo sale? Il primo sale è un prodotto che è diffuso, ma oggi in Italia per primo sale si dovrebbe intendere un prodotto morbido di fresco consumo che deve essere fatto in una maniera corretta per poter dare una resa casearia interessante. Può essere speziato, può essere anche affinato in varie maniere, sempre cose che insegniamo e che faremo vedere durante il laboratorio. Ecco, perché parliamo di laboratori, quindi qualcosa che faremo al momento. Ah certo, sì sì. Interattivo, il nostro pubblico sarà un pubblico di spettatori o anche potrà interagire? Vengono, vedono, chiaramente non mettono le mani, però interagiscono con me, quindi mi fanno tutte le domande in maniera che io possa dare a loro una soddisfazione in termini di risposte per poter far sì che abbiano una conoscenza di quello che può essere il lavoro da fare in questo senso. Prego. Un lavoro da fare anche a casa? No, difficile. Beh sì, perché ci sono anche delle normative che consentono la trasformazione in ambiente domestico, quindi si può, è una legge che parla di flessibilità delle normative e consente di trasformare piccoli quantitativi di latte, però interessanti dal punto di vista economico, anche in ambiente domestico.
chiaro. E allora, appuntamento, mi raccomando, da non perdere, continuate a seguirci, perché noi in diretta vi trasmetteremo alcune parti interessanti dei laboratori nelle prossime giornate. Per ora buon lavoro e faremo assaggiare anche qualcosa. Sì, certo, faremo assaggiare sicuramente. Questa cosa ci piace molto, chiaro, ok, chiaro. Grazie, buon lavoro. Grazie.